Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, dopo il cambio di avvocato deciso ieri a seguito della prima parte degli interrogatori di garanzia, quando c'è stata discordanza tra le dichiarazioni della madre e quelle del figlio, è stata ascoltata questa mattina Daniela Lorusso, accusata assieme, come detto, al figlio Michele Gruosso del tentato omicidio del marito di lei e patrigno del ragazzo. Davanti al GIP la donna ha respinto tutte le accuse e allora andiamo a vedere insieme il servizio di Francesca Romana Testi. Non ci si aspettava che parlasse Daniela Lorusso, accusata del tentato omicidio del marito Antonio Di Tommaso, con un piano definito diabolico che prevedeva il discioglimento di un anticoagulante ogni giorno, conclusosi poi con un'aggressione fisica pianificata al costo di 1.300 euro per causargli la morte senza destare sospetti. A seguito dell'udienza di ieri, conclusasi prematuramente dopo le dichiarazioni del suo complice, il figlio Michele Gruosso, che ha scaricato su di lei le responsabilità, dopo aver nominato un nuovo avvocato, è stata ascoltata per la prima volta questa mattina. Si è presentata in aula con una memoria difensiva e poi invece ha detto di voler parlare. Ha iniziato il suo racconto elencando tutti i ricoveri del marito, tutti quelli accusati dal gennaio 2016, quando, secondo gli inquirenti, sarebbe iniziato il piano di avvelenamento. Due i farmaci usati, come emerso dalle intercettazioni, una compressa di anticoagulante e una di benzodiazepine. Ma la signora ha spiegato tutto quello che le è stato chiesto, ha spiegato la cosa sua... Cosa le è stato chiesto? E le è stato chiesto come sono andate le cose, le è stato chiesto un po' tutto e la signora ha detto di non aver partecipato a nessuna azione nei confronti del marito, tutto qua. Quindi si protesta innocente, certo, la signora? Sì, la signora si protesta innocente. E le intercettazioni? Questo attiene al fatto, io non le ho lette le intercettazioni in quanto sono stato nominato di recente, quindi non le ho lette, quindi non so dirvi niente, ma se le intercettazioni dovessero avere un significato accusatorio tale da non poterne venire fuori, potrebbe darsi che l'azione possa essere stata posta in essere. Però la signora, dalla persona a carico delle quali sono stati fatti, diciamo, questi... Le persone sono due. Ma c'è un concorso intentato omicidio? Beh, sono due perché sono due imputati, esatto. Però bisogna vedere se ci potrebbe essere anche un terzo, un quarto, che se sappiamo noi, perché il Cumadin non potrebbe averlo propinato qualcun altro, tutto è possibile. Andiamo avanti con la cronaca. Ha accoltellato il nipote 37enne che è soccorso da un'ambulanza del 118, ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Avezzano. L'episodio è accaduto la scorsa notte nella frazione Poggio Filippo di Tagliacozzo. L'autore del ferimento, un 54enne con precedenti di polizia residente nello stesso paese, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e minacce aggravate. A rintracciarlo sono stati i militari che sono intervenuti con delle pattuglie a cui era stata segnalata una persona ferita. L'accoltellamento sarebbe stato l'epilogo di una lite tra i due scaturita da dissidi familiari. Ancora un furto con spaccata in centro storico all'Aquila, a farne le spese questa volta un ristorante in Via del Gatto vicino alla Fontana Luminosa. Polemiche per la mancanza di controlli e di ronde notturne da parte delle forze dell'ordine. Daniela Rosone. I commercianti del centro chiedono più sicurezza. L'ennesimo furto perpetrato ai danni di un'attività commerciale del centro storico aquilano rende quest'ultimo sempre più oggetto di attenzioni. Tant'è che l'assessore alle opere pubbliche del comune dell'Aquila, Maurizio Capri, ha annunciato di recente l'installazione di telecamere a partire da settembre in centro in alcune zone della periferia. Questa volta essere preso di mira il ristorante pizzeria Il Vicoletto nei pressi della Fontana Luminosa. Un furto con spaccata e danni ingenti anche all'interno. Presi due tablet, tutto l'incasso della giornata precedente e anche bottiglie di vino di valore. I commercianti chiedono più sicurezza, soprattutto chi ha fatto tantissimi sacrifici per riaprire la sua attività nel centro storico. Niente, praticamente siamo stati avvertiti all'8 di mattina che c'era un buco. C'era un buco alla porta, hanno forzato la serratura, hanno bucato il vetro, con il maglio antipanico sono entrati, hanno fatto un po' di danni all'interno, hanno rubato cassa, tablet, quelle che hanno trovato, le cose più spicce, diciamo, da recuperare. L'importo non ancora lo stimiamo, comunque il danno c'è, ma più che il danno è la rottura del vetro, il disagio e comunque
il rammarico che comunque la sicurezza non ce l'abbiamo. Non ci sentiamo sicuri soprattutto perché comunque la notte qua è un far west. Non ci sentiamo sicuri perché comunque vediamo che di giorno pattuglie per una piccola manifestazione arrivano 100-200 cellerini, invece la notte gira una sola pattuglia, la torna in parte a Monticchio. Serve controllo notturno, serve che il questore, il sindaco metta a disposizione dei cittadini, di chi lavora, dei commercianti, qualcuno che gira la notte. Videosorveglianza? Anche videosorveglianza, se serve videosorveglianza, anche videosorveglianza. Adesso invece una notizia di economia. Tutte le regioni meridionali con il segno più nel 2015, lo Sfimez, nelle anticipazioni del rapporto 2016 indica che la Basilicata, grazie soprattutto all'automotive, ha il ritmo più intenso di crescita, 5,5%. Il Molise registra il 2,9%, l'Abruzzo invece il 2,5% spinta dall'industria, mentre Sicilia e Calabria, per l'eccezionale performance dell'agricoltura, crescono rispettivamente dell'1,5% e dell'1,1%, bene anche le altre regioni del Mezzogiorno. E su questi dati è intervenuta anche la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane, che ha commentato: i dati del rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno testimoniano che nel 2015 il Sud è cresciuto più che del resto d'Italia, con un incremento del PIL dell'1% contro lo 0,7% del resto d'Italia. A guidare questa riscossa, tre regioni in particolare, tra cui l'Abruzzo, in cui la crescita si deve soprattutto alla industria. E poi la senatrice sottolinea come anche l'occupazione abbia beneficiato del Jobs Act. Andiamo avanti, critiche invece sempre per quanto riguarda l'economia arrivano dal Movimento 5 Stelle. L'Abruzzo perde il 9% in innovazione secondo i grillini, segno meno in controtendenza rispetto alle altre regioni, e soprattutto Sara Marcozzi punta il dito sulla giunta D'Alfonso e anche su quella precedente, la giunta guidata da Gianni Chiodi. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. A 6 anni dall'istituzione dei poli di innovazione, a 2 anni dall'insediamento del presidente D'Alfonso, Regione Abruzzo segna un meno 9% in innovazione. Non lo diciamo noi, lo dicono i report di valutazione comparativa della Commissione europea, siamo in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Pensiamo che persino Regione Molise cresce di un più 17%. Noi crediamo che questa sia una responsabilità politica di una mancanza di programmazione, una mancanza di rapporti con le imprese, di una mancanza di rapporti tra imprese, regione e università, centri di ricerca. A questo si può ovviare con degli studi specifici che non sono stati commissionati in Regione Abruzzo, che potrebbero essere fatti sia internamente da Regione Abruzzo o affidandoli a delle società di consulenza, per valutare come sono stati effettivamente utilizzati i fondi, quali risultati hanno portato, che cosa si è sbagliato e che cosa si può invece ripetere. Questo per far sì che i fondi europei non diventino, come diventano troppo spesso, assistenzialismo europeo, ma aiutino le imprese a crescere in maniera strutturale. Parliamo anche dell'utilizzo dei fondi 2007-2013, quindi è tutta la politica in generale che non ha programmato e non ha programmato nemmeno una verifica dei risultati. E questa mattina ennesima riunione per quanto riguarda la vertenza Richetti. Al tavolo delle relazioni industriali istituito dalla provincia di Teramo si sono seduti sindacati ed azienda, rappresentata dal consulente aziendale. Si sono confrontate sulle questioni che nei giorni scorsi avevano creato allarme fra i dipendenti, ovvero l'acquisto all'asta dello stabilimento di Sant'Atto da un soggetto imprenditoriale terzo ed estraneo alla produzione nel comparto alimentare. Il rappresentante aziendale, come si legge nel verbale, ha smentito categoricamente che vi possano essere riflessi negativi all'esito dell'acquisto del capannone, in quanto il contratto di locazione rappresenta un conclamato diritto all'occupazione dell'opificio trasferito. Resta pertanto valido quanto riferito dalla proprietà nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 29 giugno, laddove al contrario si paventa la necessità di un significativo impegno da parte delle maestranze, si legge sempre nella nota, per fare fronte alle commesse acquisite.
Andiamo avanti adesso e ci spostiamo, anzi torniamo all'Aquila, seduta lampo per l'approvazione del bilancio che si è conclusa con la mancanza del numero legale, oggi a causa dell'assenza in massa dei consiglieri di maggioranza. Ma il sindaco Cialente spiega, senza decreto del governo che trasferisce 16 milioni di euro al comune, è impossibile approvare il bilancio, arrivano le polemiche da parte dell'opposizione. Ascoltiamo. Durante Adriano, Giorgio Armando, Gianni Sergio, Masciotto Giustino. Un appello nominale, quello di questa mattina in Consiglio Comunale all'Aquila, che è suonato come una mera formalità, visto che sui banchi della maggioranza, ad inizio della seduta di approvazione del bilancio comunale, c'era solo l'anziano consigliere Giuseppe Ludovici del gruppo misto e Antonio Di Nardantonio del Partito Democratico. Ed anche sul banco della Giunta c'erano solo poltrone vuote. Un'assenza di massa che ha fatto mancare il numero legale, però calcolata ed annunciata. La maggioranza non è andata al Maro in montagna, è stata solo costretta a disertare l'aula, prendere tempo almeno fino a metà agosto in attesa che il governo approvi il decreto rivisto e corretto che stanzia 16 milioni di euro di trasferimenti straordinari post-sismici, senza i quali il comune non potrebbe chiudere il bilancio se non aumentando e di molto le tasse e con tagli draconiani alla spesa, misure che poi diventerebbero irreversibili. Un escamotage tattico che però non ha impedito alle opposizioni civiche di centrodestra presenti in aula di fare pesanti ironie e di accusare la maggioranza. La verità per loro è che il governo amico ha tagliato di parecchi milioni l'importo del trasferimento straordinario e ora la maggioranza è allo sbando. Si sta cercando di rimediare al guaio dei 16 milioni di euro che il governo non ci ha dato, quindi oggi ci sarebbe stato l'aumento della TARI al 50%, ma non abbiamo avuto atti e quindi non si può fare la salvaguardia e quindi si aspetterà molto probabilmente la diffida del prefetto, come al solito un escamotage politico sulle spalle degli aquilani. Siamo a un punto di non ritorno perché per l'ennesima volta non si rispetteranno i tempi. E torniamo ad occuparci dell'inquinamento. A Pescara sarà emessa oggi l'ordinanza di revoca del divieto di balneazione nel tratto di mare antistante via Galilei. E il dato emerso dalle analisi svolte dall'ARTA lunedì proprio nella via che hanno fatto registrare conformità per via Muzzi e per via Galilei, ma hanno anche evidenziato lo sforamento del parametro delle Escherichia coli per via Balilla. Adesso i rifiuti, presentata all'iniziativa Riciclo in Tour che dal 5 al 14 di agosto attraverserà 10 comuni rivieraschi con attività di informazione e animazione sulla raccolta e riciclo degli imballaggi di plastica. È una delle diverse attività che noi stiamo come Regione Abruzzo portando avanti insieme al Corepra, al Consorzio Nazionale, che è preposto proprio al recupero e riciclo di materiale plastico. A novembre scorso abbiamo dato i risultati di una altra iniziativa che si chiamava Un Sacco in Comune, era un concorso a premi, vinse il Comune di Giulianova. Oggi abbiamo, oltre ad aver presentato questa attività che è rivolta prevalentemente all'utenza turistica, ecco perché sono stati interessati 10 centri balneari abruzzesi da nord a sud, da Martinsicuro a Ortona, passando per Silvi Marina, Pineto, Giulianova, Pescara, Montesilvano, Francavilla, ed è una iniziativa di carattere informativo e divulgativo, ovvero si evidenzieranno e si cercherà di sensibilizzare gli utenti sulla importanza di queste buone pratiche, rivolgendosi anche ai più piccoli con delle attività ludiche pomeridiane. Ma abbiamo anche presentato i risultati di questa attività che nel corso del 2015 ha portato l'Abruzzo ad essere eccellenza in campo nazionale, perché registriamo un più 15% a fronte di una media nazionale che si attesta sull'8%. Adesso apriamo la pagina degli eventi. Sabato pomeriggio a Capitignano, primo convegno della neonata associazione Stava, che intende rilanciare il turismo nell'alta valle della Terno e del lago di Campotosto.
Promozione turistica mirata a 360 gradi, anzi anche con le più avanzate tecnologie della realtà virtuale, elevazione della qualità e degli standard dell'ospitalità e dei servizi, creazione di pacchetti turistici integrati e competitivi. Questo si propone l'associazione Stava, composta da professionisti del settore e cittadini che amano e vogliono far conoscere al mondo come merita il loro territorio, ovvero l'Alta Valle della Terno in provincia dell'Aquila, al confine con il Lazio, che si estende dall'incantato lago di Campotosto alle faggete e pascoli di Pizzoli, passando per le valli e le montagne incontaminate di Montereale, Cagnano, Capitignano e Barete. Primo step sarà un convegno per la promozione della nuova imprenditoria, in programma sabato alle ore 18 a Capitignano, a cui prenderanno parte player di rilievo del settore turistico, tra cui, solo per citarne alcuni, Massimo Terzuoli, esperto in fondi comunitari, Giacomo Feste, imprenditore sardo a livello internazionale nel settore multimedia, web marketing e tecnologia 3D, Giovanna Prioli, imprenditrice emiliana, che nella Riviera Romagnola opera nel mercato in costante crescita del turismo e del benessere. Al nostro microfono Dario Tudini, presidente dell'associazione Stava. Stiamo cercando di dare una mano a tutti i nostri giovani che hanno perso fiducia e nella nostra splendida terra, ma maggiormente stiamo cercando di aiutarli a tirar fuori dal cassetto quelle loro idee che fino ad oggi sono state, diciamo, sotterrate da una massa di burocrazia o da persone che non credono nel futuro della nostra splendida zona. Sarà il primo convegno, l'argomento principale è illustrare la nostra splendida zona, vedere cosa si può fare e cosa possono fare i nostri giovani, sì, specialmente col turismo, ma il turismo ecologico, fatto di sport, turismo, passeggiate, mountain bike, di tutto, è quello che ci può dare la nostra zona e la vicinanza al parco. Il Comune di Castelli ha presentato un cartellone di agosto ricco di eventi, dalla 52esima mostra dell'artigianato ceramico alle notti bianche per poi proseguire con concerti, gusto e tanto altro. Elisa Leuzzo. Anche quest'anno il cartellone degli eventi più ricco è quello di Castelli. Si parte il 30 luglio per arrivare al 4 settembre. Qual è il programma, Sindaco? Si inizia il 30 con l'inaugurazione della 52esima mostra, edizione della mostra mercato dell'artigianato artistico castellano. Il 31 ci sarà l'inaugurazione della mostra della collezione Giacomini, che arricchirà notevolmente il patrimonio già ricco del Museo di Castelli, sono oltre 100 opere. Il 6 di agosto ci sarà la presentazione del romanzo storico del professor Serpentini sulla rivolta di Castelli, capeggiata da Francesco Antonio Gru, e quest'anno è il 300° anniversario. Il 10 di agosto ci sarà l'inaugurazione della mostra al Liceo Francesco Antonio Grue. Praticamente quest'anno potremo riproporre in tutto il suo splendore il Terzo Cielo, che è stato finalmente riportato a Castelli e potrà essere visitato. L'evento sicuramente centrale di questo programma è il Festival della Storia dell'Arte. Noi quest'anno riproponiamo, dopo alcuni anni, questo festival, che si svilupperà dal 19 fino al 26 d'agosto. La serata principale è quella inaugurale, dove ci sarà il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Il programma è molto vario, quindi invito tutti a poterlo consultare sia sul sito dell'ente, sui profili che sono, insomma, quelli social Primavera Castelli, Castelli ed Arte, perché, insomma, ogni giornata c'è qualcosa sicuramente che può essere interessante. In conclusione, ringraziare gli enti che hanno, in particolar modo il Consorzio BIM, che insomma ci sostiene in questa manifestazione, e i consiglieri Marcello Melchior e Raffaello Di Simone. Il 29 luglio alle 21 in piazza Pepe a Civitella del Tronto si esibirà l'orchestra di fiati musici lotariani, l'ensemble nata nel 2004 a Notaresco e formata da una quarantina di elementi, per lo più giovani musicisti diplomati presso i conservatori italiani, e diretta dai maestri Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni. La formazione orchestrale si ispira al modello anglo-americano, con un organico che riesce ad eseguire senza compromessi le opere più significative del repertorio per orchestra di fiati. L'esibizione dell'orchestra attraverso le musiche di grandi autori come Nino Rota, Ennio Morricone e John Williams può essere apprezzata sia da tecnici e fini intenditori che da coloro che cercano semplicemente un'emozione o la magia delle note. Possiamo sentire proprio un estratto dell'esecuzione di Moment di Ennio Morricone. Ah.
E andiamo avanti con gli eventi. A Mosciano Sant'Angelo, appuntamento con Tesori di Sera, un viaggio alla scoperta delle bellezze del comune teramano. Da Montona a Selva Alta, dal centro città al convento dei Sette Fratelli, i tesori del territorio si aprono ai visitatori per raccontare la loro storia. A Mosciano Sant'Angelo, domenica 31 luglio, il comune promuove Tesori di Sera dalle 19 alle 24, itinerari liberi alla scoperta di beni culturali, paesaggistici e sapori del territorio. Apriremo questi beni in tutto il territorio, quindi da Montone a Mosciano Centro, Selva Alta e poi Convento. In ogni sito ci saranno volontari delle associazioni che con noi collaborano a questa iniziativa, accoglieranno i visitatori, daranno le informazioni di carattere storico e artistico e ognuno potrà visitare durante questa fascia oraria di apertura liberamente con i suoi ritmi, in base ai suoi interessi, tutti i siti del territorio. E inoltre al chiostro del convento Santissimi Sette Fratelli sarà possibile, grazie anche qui alla disponibilità di due ottimi produttori locali, loro metteranno a disposizione degli assaggi di prodotti locali e un vino di produzione locale per raccontare anche attraverso questi sapori quelle che sono le caratteristiche del territorio di Mosciano. Avremo una navetta messa a disposizione proprio dalla DMC che farà tutto l'itinerario, quindi la prima corsa sarà da Montone e quindi poi andrà a Mosciano Centro, Selva Alta, quindi Borgo Spoltino, il convento dei Santissimi Sette Fratelli, per poi tornare a Montone. Nuovamente un'occasione per noi importante, perché continuiamo a collaborare con chi decide di far sinergia per la conoscenza del proprio territorio, quindi laddove c'è l'intenzione di cooperare per portare i cittadini in primis e tutti coloro che hanno la sensibilità verso la riscoperta di quello che è il patrimonio culturale e ambientale, e Mosciano ne ha davvero tantissimo, il Fai Giovani non può far altro che collaborare, secondo ovviamente i principi del FAI. Suoni del lavoro è un concerto all'alba che si terrà lunedì 1 agosto alle 6 alla Torre del Cerrano a Pineto, iniziativa organizzata dalla Regione Abruzzo e dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese in collaborazione con l'Università di Teramo e l'area marina protetta Torre del Cerrano. Iniziativa definita esempio di sintesi delle eccellenze culturali e di quelle paesaggistiche della regione. Come nasce questa iniziativa? È un'iniziativa che nasce direttamente in commissione. Quando abbiamo discusso lo scorso anno dei finanziamenti, in quel caso all'Istituto Sinfonico Abruzzese, ma generalmente alla cultura, abbiamo chiesto che coloro i quali ricevono anche un contributo da parte statale della Regione Abruzzo rimettessero poi sul territorio anche qualche prestazione in maniera gratuita. Un evento in collaborazione tra gli altri con l'Università degli Studi di Teramo, come sposa questa iniziativa l'Università? La sposa con entusiasmo, è un'iniziativa straordinaria non solo perché viene offerto un concerto dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese all'alba in uno scenario incantevole, ma anche perché è uno straordinario modo per valorizzare le risorse culturali di cui dispone la nostra regione. In questo senso il plauso al consigliere Monticelli che ha organizzato questa serie di concerti che ci consentirà a tutti i partecipanti non solo di godere di un concerto assai bello, ma anche di riflettere sull'importanza che la formazione, in questo caso musicale, e soprattutto l'avere a disposizione una risorsa come l'Orchestra Sinfonica lo è per la nostra regione, cosa significhi questo per tutto l'Abruzzo. In questa prossima occasione per l'Istituzione Sinfonica Abruzzese cosa verrà proposto? Ma si tratterà del repertorio classico dell'orchestra in uno scenario meraviglioso. Siamo ben lieti come area marina protetta del Cerrano di continuare questa collaborazione con l'Università di Teramo sotto questo aspetto molto particolare. L'Università e l'area marina collaborano già da anni, sin dall'istituzione, quest'anno anche grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo e quindi dall'iniziativa del consigliere Monticelli avremo questo evento molto particolare e ci auguriamo, insomma, che lo spettacolo sia strepitoso. E adesso a Montesilvano, perché ieri sera c'è stata la cerimonia di premiazione del premio Simpatia, premio Montis Silvani 2016. Per quanto riguarda noi, una bella notizia, una conferma, perché per il quarto anno consecutivo il TG6 si è confermato miglior telegiornale d'Abruzzo, almeno secondo la giuria del premio Simpatia. E vedete proprio in questo istante le immagini di ieri sera con due
due dei nostri redattori, Andrea Costantini e Francesca Romana Testi, che sono andati a ritirare il premio tra l'altro a cui ha partecipato anche Tony Renis, e tra i premiati c'è stato anche Giorgio Repetto nella passata stagione tra i vertici sportivi della Pescara Calcio. Ovviamente per quanto riguarda noi una grande soddisfazione, un ringraziamento alla giuria che ci ha scelto e ha premiato il nostro lavoro. Possiamo rientrare in studio ed aprire la pagina sportiva parlando della Serie A e del Pescara. Momento caldo per il mercato, lo staff biancazzurro batte su due nomi, Pizzarro e Osvaldo. Per la difesa invece spunta il nome del polacco Pazdan. Il punto di Andrea Costantini. Pablo Daniel Osvaldo e David Pizarro sono i due nomi caldissimi sul fronte mercato per il Pescara, due nomi di peso e che potrebbero far compiere, qualora arrivassero, un salto di qualità alla rosa a disposizione di Massimo Oddo. Ma andiamo per ordine. Come riportato ieri, David Pizarro si è svincolato dal Santiago Wanderers. Il Pescara però, prima di piazzare l'ultimo affondo, vuole verificare le condizioni del centrocampista cileno, che tecnicamente non si discute, ma bisogna accertarsi che a 37 anni l'ex Roma e Udinese sia in condizioni accettabili per affrontare una stagione logorante in Serie A. Il presidente Sebastiani è pronto comunque a offrire un contratto non pesante, ma con una serie di bonus legati a risultati e presenze. Nei prossimi giorni Pizarro è atteso in Italia. Proseguono i contatti tra il Pescara e l'entourage che cura gli interessi di Pablo Daniel Osvaldo. L'attaccante italo-argentino chiede 700.000 euro più bonus. Il Pescara offre 500.000 euro più bonus. Resta questa la differenza da colmare, ma intanto su Osvaldo si è fiondato anche il Palermo di Zamparini, che sta facendo un pensierino sul giocatore che si è svincolato dal Boca Junior lo scorso mese di maggio e attende la proposta giusta per potersi rilanciare nella massima serie. Per la difesa il nome nuovo degli ultimi giorni è quello del polacco Michael Pazdan del Legia Varsavia. Il difensore ha disputato un ottimo europeo con la sua nazionale, possiede esperienza e maturità giusta per completare il pacchetto arretrato biancazzurro. Un'alternativa allo slovacco Norbert Gjomber della Roma, la cui situazione resta incagliata sull'alto ingaggio percepito. E invece sarà in campo nel tardo pomeriggio alle 18 il Teramo di scena allo Stadio dei Marsi contro l'Avezzano, mentre il Pescara, vedete proprio le immagini che si riferiscono all'amichevole disputata la settimana scorsa fra Pescara e Teramo, dicevo il Pescara oggi sarà impegnato a Palena contro il San Nicolò. Tornando a parlare del Teramo, buone le impressioni suscitate contro i biancazzurri. Il neotecnico biancorosso Lamberto Zauli cerca ulteriori risposte positive ai primi gol di un attacco che domenica scorsa si è mosso molto bene. Oltre alla curiosità attorno ai nuovi Sansovini è forte, oggi dovrebbe trovare spazio anche Mirko Petrella, assente nel test di Palena. In mattinata invece il Teramo ha chiuso il ritiro di Ovindoli, lasciando la struttura che ha ospitato la squadra dallo scorso 13 luglio, il Magnola Palace Hotel. Come detto, il Teramo se la vedrà con l'Avezzano, squadra quest'anno allenata dall'ex attaccante biancorosso Pino Tortora. I marsicani si apprestano a disputare la seconda stagione consecutiva in Serie D e sono al lavoro da lunedì scorso nel ritiro di Magliano dei Marsi. Andiamo avanti, adesso parliamo del Lanciano. Anche giocatori che nel passato hanno fatto grande la società frentana si mobilitano per salvare il calcio in città. L'ex capitano Mammarella e l'ex centravanti Pavoletti hanno postato dei videomessaggi sui social. Prosegue la corsa contro il tempo a Lanciano per trovare un imprenditore o un gruppo di imprenditori che possano garantire le risorse necessarie per l'iscrizione della squadra in Serie D. Il primo passo lo ha fatto il procuratore Donato Di Campli, che ha costituito e affiliato una nuova società, la Pro Lanciano. Ancora poco più di una settimana di tempo a disposizione, tra contributi, tasse, fideiussioni e altro ancora, per ripartire dalla D servirebbe una somma sui 300.000 euro. Con 50.000 euro si ripartirebbe dall'eccellenza, altrimenti la prima categoria. Intanto si mobilitano alcuni di quei giocatori che negli anni scorsi hanno fatto grande il Lanciano. Da loro l'invito a partecipare all'azionariato popolare, la raccolta fondi presso il conto rossonero acceso ad inizio settimana. Un modo non solo per reperire risorse, ma anche per sensibilizzare forze imprenditoriali a ridare vita ad un progetto calcistico in Frentagna. Queste le parole sui social del bomber della promozione in B, Leonardo Pavoletti, e dell'ex capitano Carlo Mammarella.
Ciao, sono qui per invocare il vostro aiuto affinché Lanciano Calcio possa rinascere e possa tornare ai vecchi campionati di Serie B, come è giusto che debba stare. Quindi mi raccomando, diamo tutti una mano per il Lanciano. Vi abbraccio. Un saluto a tutti i tifosi del Lanciano, so che è un momento difficile per la città, ma so che ci sono delle persone che si sono attivate per cercare di riportare il calcio a Lanciano, che è quello che merita. Io cercherò di contribuire e cercherò di far contribuire più persone possibile, perché in questo momento è di questo che si ha bisogno, quindi vi chiedo di partecipare il più possibile, perché come sempre l'unione ha fatto la forza, e quindi anche in questo caso sono sicuro che Lanciano avrà la sua squadra e con il tempo cercherà di tornare dove merita. Un abbraccio a tutti i tifosi. Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale. Il TG6 torna alle 19 e poi la terza edizione alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata. Thank you.